Ho talmente tanti amici che posso scegliere. Anche io. Stregato? Dimmi. Fuori le coglioni. No, no, perché? No, sto scherzando. Vabbè, è carina, è molto carina, dai. Beh, dentro però, piacere. Secondo me perde qualche punto perché è un po' troppo stretta. Un po' piccolina. Però in generale devo dire che a me interessava l'esterno perché era in vista del castello, quindi tutto sommato ci può stare bene. Magari col tempo potresti tipo alzare il fungo maggiore, creare una torre un po' più grossa. Va bene, l'allargo un cioè, po'. Cioè, la capocchia del fungo è molto bella. Chi è che ha dato? E chi tu? Può essere? È il cigno. Cosa c'è? Oh? No, niente. Cosa è successo? Parte nulla, del fungo. Nulla. La parte del fungo alta. Che si chiama... cappello. Vabbè. Gli ha dato fatto una bocca, mi sa. Vabbè, si chiama così. Capo, ok, basta, cappello. Adesso devo girare lo sguardo, sennò vabbè, c'è sapere. Una parte che si chiama volva, okay. La, il fungo. Il cioè, dai. Cioè, chi è che ha dato i nomi ai funghi, scusa? Qualche pervertito. Ora si è divertito di brutto. Ah, fanculo. Vabbè, quindi... è bella, però magari più alta, un po' più grossa poteva essere. Vabbè, comunque. No, basta. Capo! Basta, devo vedere questa cosa. Dai, Giorgia, la casa tua sembra un pisello. Ma cosa cazzo? Dico, ma no, perché? Giorgia, che cazzo fai? Nella manina. Dai, dai, pure. Dai, Giorgia! Boh, tutto smamuffito. Dai, Giorgia, ti segni i cavoli. Ma non no, è possibile. No, non è possibile. Allora, chat, scrivete se vi piace. Fai il sondaggio, Anna. Su. Va bene, faccio subito. Allora, casa pisella. Poverina.